Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre vi invito a seguirmi qui su YouTube e su Instagram e anche iscrivervi al gruppo Telegram per restare sempre aggiornati su tutti i miei video o chiedermi qualcosa, farmi domande, darmi consiglio, eccetera eccetera. Video acquisti da terza settimana, anche questo è uscito un bel po' di roba. Recuperi non ne ho fatti, talmente tanta roba uscita perché comunque devo fare delle scelte, non posso recuperare sempre. Quindi partiamo da Star Comics, Gintama, 69, bel numero. Non c'è bisogno di presentazioni, ho fatto il video, io lo adoro, mi piace un casino. Prendetelo anche se saranno 77. Poi J-Pop, Hell's Paradise. Guardate che bella copertina questa, forse è una di quelle più belle. Non vedo davvero l'ora di vedere come finisce. Non mancano tanti volumi. Ho fatto comunque il video. Ho fatto il video quasi di tutti praticamente. Poi passiamo alla Planet, che è quella che c'è più tanta roba. Kaijin Reijo numero 2. L'ho preso perché sono curioso di vedere come va la storia, però poi deciderò se dropparlo o no. Faccio vedere giusto alcuni disegni. Ho fatto il video, la prima impressione del primo volume. Andate a vederlo. Poi questo immancabile, Asadora numero 3, 7,50€, ma di Urasawa ne vale davvero la pena, è stupendo, ogni volume finisce con un colpo di scena, questi ne ho fatti due, quindi questo è il terzo, però fidatevi che ve lo straconsiglio. Seraph of the End, Gurren Ichinose, Catastrophe Existing, diciamo uno spin-off prequel di Seraph of the End numero 8, Planet Manga 4,90€. Poi l'immancabile quando esce Slam Dunk numero 18, poi ne mancheranno solo due, 7€, ma questo è uno dei migliori Spokon di sempre, è da prendere. Facete una tavola che non è spoiler, però guardate chi disegna Takiko Inoue. Che questo, finito, fino quando sarà finito vi farò un video. Novità, allora, diciamo che l'immortale, l'epoca di Bakumatsu, il sequel dell'immortale, ho fatto il video, sono i disegni, sono sempre quelli, sempre qualcosa di bellissimo. Vi porterò il video della prima impressione anche di questo, ma ho delle alte aspettative perché non puoi non prendere anche il retro copertina, guardate, diciamo proprio vintage fine 800, non vedo l'ora. Poi ovviamente Konosuba, finalmente, vabbè, finalmente, c'è uscito il Light Novel, ho questo, chi ha visto l'anime, penso che l'hanno visto tutti l'anime di Konosuba, scrivetemi qual è la vostra waifu preferita di Konosuba, la mia è Megumi, ovviamente, Explosion, quindi l'ho preso senza, l'ho preso per forza da prendere perché a me piacciono queste cose isekai, vabbè, 4,90€. Planet Manga, comunque porto il video anche di questo. Poi continuiamo con Spice and Wolf Double Edition, il volume numero 2, 12,90€. Sono davvero davvero curioso di vedere come avanti. Facciami vedere giusto alcune tavole. Però ho fatto il video, andate a recuperarlo. E quello, il grande recupero forse che tutti aspettavano da dicembre, finalmente si è svegliata la Planet con Akira numero 1 di 6. Prezzo 22€, però è bello grosso. Faccio vedere, già Spice and Wolf è grosso rispetto a uno normale, guardate quanto è grosso, però sembra gialla come Banana Fish e secondo me potevano evitarlo, sinceramente. Giallo, magari rosso avrei capito. Allora la prima pagina è, tra l'altro, è a colori, che non è neanche una pagina, è proprio una copertina. È a colori, poi ha un altro a colori, poi escono le tavole belle grosse, si vedono bene, che davvero sono davvero curioso di vederlo. Vi porterò assolutamente il video, probabilmente lunedì vi porterò il video di questo. È la prima lettura che penso proprio di fare, non vedo davvero l'ora, anche se magari
22 euro forse sono un po' tante, anche se è una bella grossa come edizione. Ecco, sarebbe stato 15 euro, secondo me era più giusto, perché già il giallo per me non c'entra nulla. Poi l'ultima cosa, i cofanetti vuoti dell'attacco dei giganti e Berserk numero 2. Questi qua li aprirò quando saranno completi per mettere tutti insieme, perché mi fa schifo vedere i primi volumi nel cofanetto e gli altri no, quindi aspetto di spacchettarli quando saranno tutti insieme. Ultima cosa, visto me lo chiedono in tante video collezioni, io l'ho fatto già uno a gennaio, quindi potete andare a recuperarlo lì, o se no, una volta arrivato a 500 iscritti, vi farò l'aggiornamento, quindi se volete un altro video collezione aggiornamento, iscrivetevi in tanti, condividete il video per farlo sapere più persone possibile, iscrivetevi al gruppo Telegram e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video.